Cercate un deck nel TCG di One Piece che si trovi nelle parti alte del meta attuale? Siete amanti del colore verde e state cercando un leader che possa dire la sua oltre a Kid? E quali saranno le dinamiche che muoveranno il degno successore della supernova? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Da quando P-Zero 2 ha iniziato a calcare i tavoli da gioco, diversi sono stati i colori che hanno imposto i loro campioni nel meta attuale: il rosso con Barba, il nero con Smoker, il blu con Ivankov ed il verde con... Il verde con chi? Ebbene, dalle lontane lande di Wano, uno spadaccino ha fatto la sua comparsa per candidarsi a campione della tonalità che ha visto Kid ergersi a mazzo top tier del set precedente. E che campione! Kinemon, infatti, grazie al suo effetto, ha letteralmente iniziato a dettare legge sui campi di battaglia, impiegando character nei turni iniziali di un match che altrimenti avrebbero tardato almeno un turno prima di mettere piede in gioco. Vedremo fra poco il perché. Essendo un deck appartenente all'archetipo Control, dato che saranno molti gli elementi che influenzeranno i personaggi già presenti in partita, questo rappresenterà una scelta più che valida per tutti gli appassionati del tipo in questione, perché anche qui, come per Ivan e Sanji, non ci sarà un costo troppo eccessivo da dover affrontare per montare l'intero deck. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo, crescendo, si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Kinemon Verde. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come sempre dal leader, che una volta per turno, durante la vostra fase principale, andrà a ridurre di un don il valore di giocata di un character con costo pari a 3 o inferiore, contratto Wano Country, se avrete un personaggio o meno in campo. E come per tutti i leader monocromatici, ad eccezione fatta per il Barba, anche qui si potrà usufruire di 5.000 punti di attacco e ben 5 vite a supporto. Per l'effetto di Kinemon scopriremo come potrà fruttare al meglio lungo tutta la durata della profile e come al solito per questo deck partiremo dallo scudo difensivo che, a differenza di altri mazzi, vi fornirà protezione per l'intero arco dell'incontro attraverso character sempre più potenti. Le tre copie di Kazuki Toki ci daranno il benvenuto in questa decklist. Costo 1 e 0 in termini di forza, la moglie di Oden guadagnerà l'abilità blocker se quest'ultimo sarà presente in campo. E se non avrete altri personaggi, oltre allo spadaccino di Wano sul terreno, potrà entrare gratuitamente attraverso l'effetto del leader. Altro tris per Capone, che a costo 1 e 1000 di potenza possiederà la sola parola chiave blocker a supporto. Personaggio che non credo abbia bisogno di molte presentazioni, vi fornirà quello scudo nelle prime fasi di un match che sono certo vi tornerà molto utile. 4 copie per Killer, che oltre la sua abilità difensiva, se gli assegnerete un don in fase di blocco, vi permetterà di pescare una carta se possiederete 3 o più character sotto il vostro controllo. A costo 2, con 2000 punti di forza, inoltre, potrete impiegarlo già dai primissimi turni di gioco, cercando attraverso il suo effetto secondario di velocizzare il processo di pescata dell'intero mazzo. Doppia copia per Trafalgar Law, che con i suoi 6000 punti di potenza a costo 5, oltre ad essere un blocker, una volta che scenderà in campo vi permetterà di far tornare un character sul terreno nella vostra mano, consentendovi di giocarne un altro con costo pari a 3 o inferiore. E qui di sinergie se ne potranno vedere davvero molte, dato che la gran parte del deck avrà proprio un costo che rientrerà nelle mire dell'effetto del Medico della Morte. La seconda doppia copia di Kid chiuderà questo reparto blocker. Costo 7, con 7000 punti di forza a corredare il tutto, la supernova, oltre a bloccare gli assalti rivali, potrà tornare in stato di pronto dopo che avrà attaccato durante la fine del vostro turno, se gli assegnerete un singolo don.
Senza dilungarci oltre, data la sua fama che ci accompagna dalla nascita del gioco, questo personaggio rimane tuttora uno dei più forti e pericolosi della sua categoria. Ed ora, dopo aver visionato completamente il settore difensivo, vediamo assieme cosa vi tornerà utile per andare alla ricerca di quegli elementi essenziali che metteranno in moto la strategia di gioco dell'intero deck. Le quattro copie di Kazuki Momonosuke apriranno questo reparto. Costo 1 e 0 di forza nella vostra fase principale, esaurendolo e spendendo un singolo don, vi permetterà di visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo, rivelandone in seguito una contratto Wano Country da aggiungere alla mano, piazzando le restanti 4 in fondo al deck nell'ordine che vorrete. Fondamentale per andare a cercare il prima possibile quegli elementi che rappresenteranno la chiave di volta per l'attuazione della vostra strategia di gioco, come gli Oden, le Yamato, le Okiku, che vedremo fra poco. Chiuderà il reparto di ricerca il quartetto di Bonnie, che possiederanno lo stesso costo ed effetto di Momo, disegnando questa volta però carte contratto Supernova. L'unica cosa che varierà tra questi ultimi due personaggi appena visti sarà la potenza, che per la piratessa vedrà un valore pari a 1000. Quindi, dopo la fase di ricerca, passiamo a quella di counter più 2000, che metterà a vostra disposizione 8 carte, 4 per character. Apu aprirà le danze. Il musicista, quando attaccherà assegnandogli un singolo don, andrà ad esaurirne un altro sotto il controllo rivale. Costo 2 e 3000 di forza, raramente l'ho visto combattere. Molto più frequente invece è stato il suo utilizzo in fase di counter, possedendo nel suo caso 2000 punti. Altro quartetto per Izu, che con i suoi 3000 punti di potenza a costo 3, una volta impiegata in campo, andrà ad esaurire un personaggio avversario con costo pari a 4 o inferiore. Qui, a differenza di Scratchman, il suo utilizzo in partita ha visto il membro della flotta di Barba Bianca essere bivalente. In caso di difesa attraverso i suoi 2000 counter o nelle fasi finali di un match per annullare la presenza di eventuali blocker nemici. Dopo aver conosciuto quindi anche coloro che rappresenteranno un supporto in più alla fase di difesa, concentriamoci sull'artiglieria pesante che vi permetterà di demolire le barriere rivali attraverso attacchi sempre più potenti. Le quattro copie di Raizo daranno il via alla fase offensiva. Costo 3 e 4000 punti di forza, quando attaccherà una sola volta per turno, se avrete due o più personaggi sul terreno, vi permetterà di pescare una carta dalla cima del mazzo. Davvero molto forte, dato che attraverso l'effetto del leader, se innescato a dovere, potrà entrare in gioco a costo 2. In più, assegnandogli un singolo don, minaccerà le vite nemiche raggiungendo i 5000 punti potenza. Il vero motore di pescata di questo deck, pericoloso quel che basta. Altre 4 copie per Okiku, che a costo 3 con 5000 punti di forza, quando attaccherà una volta per turno assegnandogli un singolo don, andrà ad esaurire un personaggio sotto il controllo rivale con costo pari a 5 o inferiore. Una delle punte di diamanti di questo deck, dato che anche qui, attraverso l'effetto del leader, potrà scendere in campo addirittura nel vostro primo turno, se inizierete per secondi, mettendo immediatamente pressione a chi vi giocherà contro. In più, carte come Queen, Uta o Boa Blocker non rappresenteranno più un problema, annullandone la presenza sul campo attraverso l'effetto del samurai. Altro quartetto per Yamato a costo 4, che una volta scesa in campo andrà ad esaurire un personaggio rivale con costo pari a 6 o inferiore. Davvero distruttiva, di certo la carta più forte in gioco attualmente parlando della sua categoria. In più, oltre ad essere Yamato, verrà intesa anche come Oden, entrando in perfetta sinergia con Toki, che con la presenza della figlia di Kaido sul terreno attiverà la sua abilità Blocker. Anche in questo caso, essendo un character contratto Wano Country, potrà entrare in gioco scontata di un don attraverso l'effetto del leader. Doppia copia per Drake, che a costo 5 con 6000 punti di potenza, quando entrerà in campo andrà a mettere KO un personaggio avversario esaurito con costo pari a 4 o inferiore. Ottimo se giocato in sinergia con le appena menzionate Yamato, le Izu o le Okiku.
Le quattro presenze di Kozuki Oden chiuderanno infine questo reparto character. Costo 8, con ben 8.000 punti di forza, lo spadaccino una volta per turno nella vostra fase principale, spendendo 3 don, vi permetterà di settare questo character in stato di attivo, pronto per sferrare una seconda offensiva o semplicemente per salvaguardarlo da minacce nemiche. In più, se verrà messo KO, vi consentirà di giocare un personaggio contratto Wano Country con costo pari a 3 o inferiore direttamente dal deck in campo, mescolando infine lo stesso mazzo. Elemento più che fondamentale per riuscire a portarsi a casa l'incontro, dato che riproporrà esattamente l'effetto di Kid Leader, con l'unica differenza che, per Oden, non dovrete scartare nessuna carta dalla mano per innescarne l'abilità. Anche qui, se possiederete uno o meno elementi in campo, potrete farlo scendere a costo 7 attraverso Kinemon, aumentando ancora di più la possibilità di impiegare forze fresche atte a minacciare le vite rivali. Bene, dopo aver visionato per intero la parte character, passiamo ai due event che vedranno un singolo elemento a testa farne parte. Paradise Waterfall vi darà il benvenuto in questa sezione Event. Con costo pari a 1 nella fase di counter, vi permetterà di aumentare di ben 2000 punti il valore di potenza di un personaggio o leader sotto il vostro controllo, settando di seguito in stato di attivo un character che possiederete. In più, il suo effetto trigger vi consentirà di mettere KO un elemento rivale esaurito con costo pari a 4 o inferiore. Ottimo se vorrete togliervi delle spine nel fianco che potranno darvi fastidio nelle fasi inoltrate di un match, salvaguardando allo stesso tempo uno o più dei vostri alleati. Ultima copia che chiuderà questa profile vedrà Pang Gibson fare la sua comparsa sui tavoli da gioco. Con costo 2 riproporrà lo stesso effetto principale e secondario di Paradise, con l'unica differenza che invece di 2000 punti, in questo caso, potrete aumentare di ben 4000 unità il valore di potenza di un personaggio o leader sotto il vostro controllo. Inoltre, la presenza di un trigger vi darà la possibilità di esaurire un personaggio rivale. Davvero forte come event, uno dei migliori, se non proprio il migliore, in termini di rapporto costo-beneficio. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Utilizzare il più possibile l'effetto del leader per voi risulterà fondamentale, dato che scontare di un don il costo di un character vi permetterà di massimizzare al meglio le risorse che avrete a vostra disposizione. Poi, attraverso sinergie davvero pericolose per le difese dell'avversario, come Low Blocker, rimbalzando un qualsiasi personaggio presente sotto il vostro controllo per giocare di seguito una ISO ad esempio, togliendo di mezzo degli ostacoli rivali, vi sarà più facile raggiungere le vite nemiche. Per la fase offensiva saranno a disposizione i Raizo, le Okiku, le Yamato, i Kid Blocker, i Drake e gli Oden, che rappresenteranno una delle chiusure di questo mazzo. Anche i Low potranno dire la loro, ma solo e solo se sarà strettamente necessario. Non scopritevi troppo. Per la difesa, questo deck disporrà di un reparto blocker di tutto rispetto, dove le Toki, i Caponi, i Killer, gli stessi Low e soprattutto i Kid vi preserveranno rispettivamente dagli assalti rivali nelle fasi iniziali, centrali e finali di un match. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte da vedere il prima possibile saranno le Bonnie o i Momonosuke per cercare elementi validi per lo sviluppo della vostra strategia di gioco, i Killer o i Raizo per velocizzare il fattore di pescata, le Okiku che grazie all'effetto del leader potranno scendere in campo già dal primissimo turno se inizierete per secondi e all'occorrenza anche un Event ed una Yamato. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup invece, come è sempre stato per il verde, non temerà nessuno, adattandosi a qualsiasi situazione nel migliore dei modi. Se proprio bisognerà trovare un antagonista di Kinemon, direi Smoker o Barba. Il primo perché alla lunga letteralmente non si potrà arginare, ed il secondo perché se riuscirà ad impiegare i propri colossi in campo, farà davvero molti danni alle difese che avrete a disposizione. Anche Zoro ed Ivan vi daranno da pensare, ma se vedrete tutto quello che vi servirà per condurre al meglio il match, saranno piccoli pensieri che non vi ostacoleranno più di tanto per raggiungere la vittoria finale. Per il resto dei leader in gioco andrà piuttosto liscia. Per la win condition, quella principale sarà rappresentata dall'utilizzo di Oden che picchierà forte due volte a turno mettendo davvero molta pressione alle difese rivali. Quella che ho visto personalmente e che è, per me, la casistica dove avrete il 90% di possibilità di vittoria sarà
due kit blocker e due Oden in campo. Mentre gli event saranno solamente due, ma di gran spessore, dato che vi sarà concesso non solo di aumentare il valore di potenza di un character o leader sotto il vostro controllo, ma anche di influire sullo stato delle carte presenti in campo. Infine, per la fase counter ci saranno 8 più 2000, vedasi le 4 Izu e gli altrettanti Apu, e 21 più 1000, con nomi incredibili come Momonosuke, Toki, Bonnie, Killer, Raizo, Kiko e Drake, che converrete con me sarà meglio impiegare in campo piuttosto che tenere in mano. Nel mazzo saranno presenti 14 blocker, che fungeranno da scudo per l'intero arco dell'incontro, 8 personaggi con counter pari a più 2000, 21 con valore pari a più 1000, 2 event che controlleranno gli stati dei character in campo, oltre che a supportare gli alleati presenti in gioco, una fase offensiva di tutto rispetto, con Oden e lo stesso Kid a guidare la carica, e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Prima di concludere, volevo suggerirvi inoltre che avere troppe presenze per voi sul terreno non sarà sempre un bene. Tutt'altro, cercate costantemente di restare sotto l'effetto del leader per scontare pezzi davvero enormi come gli Oden e le Yamato ad esempio, soprattutto facendoli entrare in combinazione con le Toki che vi daranno davvero una grande mano per mantenere sul terreno l'artiglieria pesante. Sguainate la spada giocando questo deck andando incontro al vostro destino da samurai, mostrando valore e coraggio a tutti quegli avversari che incontrerete nei tornei locali della vostra fumetteria di fiducia. E voi testerete la potenza di questo mazzo andando a controllare i movimenti di chi vi giocherà contro? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.